fecero il giro del mondo le immagini dei dipendenti che uscivano dal palazzo con gli oggetti personali in una scatola. Quello che non si pensava potesse davvero accadere era avvenuto: il crack della quarta banca d'affari del paese. Lehman Brothers verrà probabilmente ricordata per quei giorni difficili, per quelle immagini drammatiche, per quelle ultime ore convulse in cui le notizie di un possibile salvataggio si incrociavano con le inesorabili smentite. A mettere la parola fine a ogni speranza è il comunicato divulgato la notte del 15 settembre 2008, nel quale i vertici della società comunicarono l'adesione al Chapter 11, la norma a tutela delle società in bancarotta. Ma la storia di Lehman Brothers è stata molto di più di un fallimento. Ha rappresentato il sogno avverato di una famiglia di emigranti tedeschi che da commercianti di tessuti sono diventati intermediari finanziari, dando vita a una società che al massimo della sua espansione aveva sedi in molti paesi del mondo. Lehman Brothers era la quarta banca di investimento globale dopo Goldman Sachs, Morgan Stanley e Merrill Lynch. Aveva assets per 215 miliardi a livello di capogruppo e 640 a livello di gruppo e un giro d'affari superiore ai 10 miliardi di dollari. E, era molto nota per una reputazione di essere molto aggressiva nelle operazioni di leva finanziaria come leveraged buyout e investimenti ad alta leva e quindi aveva tutte le attività della tipica banca di investimento. Era anche molto aggressiva nel reclutare studenti MBA e accademici dalle migliori business school per ancora migliorare il proprio profilo. A decidere il crollo della società, la crisi dei mutui subprime, un castello di prodotti finanziari appoggiati a pezzi di mutui, contenuti in scatole dove i prodotti buoni a AAA erano legati a mutui ad alto rischio di insolvenza. Un castello di carta, i cui fragili mattoni si diffusero in tutto il mondo, indebolendo le fondamenta di molti istituti di credito. In realtà i mutui subprime, che erano i mutui concessi dalle banche americane alle persone poco abbienti, non erano tantissimi, era una percentuale minima del mercato globale dei mutui in America. Il problema qual è? Proprio quello che erano stati inseriti in prodotti finanziari. Immaginate delle grosse salsicce nelle quali vengono messe carni di tutti i tipi. Dal momento in cui si scopre che una di quelle carni è avariata, ecco che l'intera salsiccia diventa indigesta. Quello è esattamente quello che è successo, perché le banche d'affari mettevano mutui subprime e altri titoli in salsicce finanziarie, si chiamavano CDO. Questi CDO venivano venduti a investitori di tutto il mondo. Noi ne abbiamo trovati ai tempi, abbiamo trovato dei CDO in un convento di frati. Un convento di frati italiano ha investito in queste salsicce tossiche. Dal momento in cui si scopre che un ingrediente di quelle salsicce diventa tossico, ecco che diventa tossico l'intero mercato. Questo crea una crisi di sfiducia planetaria e chi aveva più di questi CDO nelle pance? Le banche. Ecco che quindi la crisi dai mutui subprime si trasferisce alle banche, inizia una crisi di sfiducia perché le banche non si fidano più l'una dell'altra, perché nessuno sa cosa le altre hanno nelle loro pance, quanti titoli tossici hanno nelle loro pance, e sono pance gigantesche, ed ecco che quindi la crisi di sfiducia colpisce le banche, molti stati sono costretti a intervenire a salvarle, e il mercato interbancario va in tilt, le banche non si prestano più soldi l'una con l'altra e la crisi di liquidità diventa concreta. La crisi di liquidità in realtà colpisce un po' tutte le banche, proprio perché fanno fatica a reperire capitali, ma una viene colpita in maniera particolare, Lehman Brothers, che appunto per una crisi di liquidità fallisce o comunque va in Chapter 11, che è l'equivalente della nostra, più o meno della nostra amministrazione straordinaria, il 15 settembre del 2008. Se Lehman Brothers finì in bancarotta, non fu così per altri istituti che beneficiarono invece di un salvataggio di Stato. Il governo statunitense aveva salvato, nazionalizzandole, Freddie Mac e Fannie Mae, due società costituite all'inizio degli anni 30 per supportare l'acquisto di abitazioni degli americani. Il governo americano aveva successivamente anche salvato Washington Mutual con un prestito e aveva facilitato l'operazione di acquisizione da parte di Bank of America di Countrywide, un'altra società di assicurazione e investimenti. E questo non avvenne per Lehman e a distanza di 10 anni questo è emerso come il grave errore della crisi finanziaria che poi ha
determinato cause molto gravi per il sistema economico. Perché questo non è avvenuto? A distanza di 10 anni non è ancora chiaro, probabilmente un insieme di concause, tra cui la stessa sottovalutazione della crisi da parte del management di Lehman Brothers. Avevano accesso a linee di credito facilitate della Federal Reserve, ma accedervi significava ammettere di avere bisogno di supporto finanziario, e questo nel mondo diciamo alfa dell'investment banking americano non era visto molto bene. Quindi si sono ridotti all'ultimo minuto, e in quel momento Bank of America si tirò indietro ad acquistare Lehman Brothers perché avevano già acquisito Countrywide. Il governo inglese impedì a Barclays di acquistare Lehman Brothers, e tutte le opzioni svanirono nel giro di pochi minuti. La crisi da finanziaria si trasformò in economica e contagiò numerosi paesi, generando un ciclo negativo che durò a lungo. La crisi economica fu globale nel 2009, quindi l'anno immediatamente successivo al settembre del 2008, quando tutto il mondo sperimentò una fortissima crisi, soprattutto negli Stati Uniti. Wall Street crollava, tutte le borse crollavano, ma proprio l'economia reale andò in recessione. Il problema qual è? Che in America, negli Stati Uniti, che sono stati la culla di questa crisi, si sono ripresi velocemente. Già dal 2010 l'economia ha iniziato a crescere, e anzi questo è il ciclo espansivo economico degli Stati Uniti più lungo della storia, partito proprio da quella recessione. Questo perché? Perché gli Stati Uniti spesero molti soldi per salvare le banche, fecero deficit, la banca centrale, la Fed, intervenne immediatamente, subito nei mesi successivi con il quantitative easing, e quindi riuscirono a risollevare l'economia americana, che da allora cresce, anche se ancora con gravi squilibri. Il problema è che in altri paesi la crisi è proseguita, e il vaso di coccio del mondo è stato l'Europa. Perché in Europa si sono esplose tutte le contraddizioni di un'Unione Europea che non era ancora pronta ad affrontare una crisi del genere. Il primo problema si presenta l'anno successivo con la Grecia. La crisi greca diventa il detonatore di una crisi europea che contagia tutti gli stati. Contagia gli stati per tanti motivi. Primo, proprio per una mancanza di unione, di una mancanza di meccanismi di salvaguardia e di solidarietà tra gli stati europei. E secondo, perché molti stati europei hanno salvato le banche, quindi si sono indebitate, quindi hanno peggiorato i conti pubblici. La crisi quindi si propaga piano piano tra tutti gli stati, purtroppo si propaga anche in Italia, che tra l'altro è l'unico stato che le banche praticamente non le ha mai salvate, almeno in quegli anni. Ha fatto qualcosina negli anni successivi, ma molto meno degli altri stati. Perché colpisce l'Italia? Perché era il paese più grosso, con più debito, ma più fragile. E la crisi purtroppo la stiamo pagando ancora ad oggi. La crisi globale che investì i mercati finanziari costrinse il sistema a farsi molte domande. Quello che era successo era prevedibile? E quali iniziative potevano essere messe in campo per evitare che succedesse nuovamente? La prevedibilità o meno della crisi finanziaria è una delle questioni aperte nella ricerca accademica odierna in economia e finanza. Quello che sta emergendo da analisi sempre più sofisticate di serie storiche sempre più lunghe è che mentre c'è una certa prevedibilità delle crisi, che avvengono ogni 10 anni circa secondo Reinhard Terhogoff, non così è facile prevedere da dove la prossima crisi finanziaria avverrà. E si pensi al fatto che le crisi più recenti sono avvenute in ambiti molto diversi: le casse di risparmio statunitensi negli anni 80, la crisi dei derivati nel sud-est asiatico alla fine degli anni 90, le crisi del debito sovrano alla fine degli anni 90 e nel 2011-2014, la crisi del mercato immobiliare e della cartolarizzazione, la recente crisi finanziaria. Quindi, per questo motivo, anche interventi di regolamentazione, pur necessari, che solo guardino alla crisi più recente, sono per definizione inefficaci nei confronti della crisi futura. Un'ulteriore difficoltà è dovuta dal fatto che gli operatori finanziari tendono a essere eccessivamente ottimisti a seguito di anni di ottimi risultati dell'economia, e quindi tendono a estrapolare eccessivamente nel futuro questi segnali. Questo ha due conseguenze: da un lato i cicli economici sono amplificati, e dall'altro l'entità delle correzioni è maggiore. Quindi potenzialmente un early warning system si dovrebbe basare sul monitorare lo scostamento delle previsioni più recenti degli operatori dallo stato dell'economia.
A distanza di 10 anni i mercati finanziari hanno ottenuto risultati inimmaginabili all'indomani della crisi. Ma che cosa ci ha insegnato il crack di Lehman Brothers? E oggi siamo certi di non correre rischi analoghi? La crisi di Lehman Brothers ci ha insegnato che la finanza è molto potente e può incidere veramente sull'economia reale e sulla vita di tutti noi. E i mercati finanziari sono molto più grandi del prodotto interno lordo, quindi sono molto maggiori, molto più voluminosi dell'economia reale e quindi hanno un impatto fortissimo. Io faccio sempre il paragone delle maree. Pensate quanto una luna che è più piccola della Terra riesca a sollevare il mare con le maree. Immaginate se la luna fosse molto più grande della Terra, che impatto avrebbe? Ecco, lo stesso ce l'ha la finanza nell'economia reale. Quindi i regolatori, i legislatori hanno cercato di intervenire, di toppare alcuni buchi che erano emersi nel 2008, per esempio hanno fatto molto sulle banche, oggi le banche sono molto più solide, molto più sicure di un tempo, purtroppo però hanno dimenticato alcuni pezzi, hanno regolamentato molto le banche, ma questo ha favorito la crescita di un mercato alternativo a quello bancario, quello che viene chiamato shadow banking. Sistema bancario ombra, questo insieme di fondi, di investitori che ormai finanziano l'economia reale attraverso la finanza, sempre di più. Da allora, in questi ultimi 10 anni, i mercati finanziari sono cresciuti, l'indebitamento globale è aumentato, il mercato finanziario è diventato ancora più potente. Io non so se questo è il seme di una futura crisi, certo è che gli squilibri sul mercato finanziario sono molto grandi, molto forti e in un certo senso la lezione di Lehman Brothers non ha insegnato molto all'umanità. Il titolo di questo libro famoso di Reinhard Terogoff era Questa volta è diverso, si basava sull'idea che ci dimentichiamo troppo facilmente di quello che è stato il passato. Io credo che più che dimenticarci di quello che è stato il passato, gli incentivi da parte di tutti, degli operatori, ma anche dei risparmiatori, delle famiglie, sia quello di cercare di ottenere i maggiori risultati possibili, sia in termini di mutui a tassi più agevolati che in termini di rendimenti finanziari per gli operatori. Gli incentivi quindi a sperare che i mercati finanziari continuino a crescere ci sono tutti e purtroppo quindi anche gli incentivi a dimenticarci che dietro l'angolo ci potrebbe essere un'altra crisi.